viva il vino speciante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, vive in fonte il giubilo. Stasera si conclude la stagione lirica Torminard, prima il trittico, poi Turandot, stasera Russicana e Pagliacci. Qual è il bilancio? È un bilancio estremamente positivo. Abbiamo veramente accolto su questo palco alcuni dei migliori cantanti italiani e non solo, tutti gli artisti con una proiezione nazionale e ancor più internazionale, con una qualità importante che a volte è difficile da trovare persino nelle fondazioni lirico-sinfoniche. Questo mi rende particolarmente orgogliosa e lo dico anche da direttore d'orchestra, perché a volte quando non sono io a poter scegliere i cast spesso mi ritrovo un po' in difficoltà, e invece sono convinta che i miei colleghi, anche non solo io in prima persona ma anche i miei colleghi direttori d'orchestra che si sono succeduti nelle altre produzioni, non si sono trovate in queste stesse condizioni. Quindi il pubblico ci ha premiato, perché serata dopo serata il numero del pubblico è andato crescendo, e quindi significa che piano piano si sta ricostruendo questo rapporto di fiducia tra il pubblico e la Fondazione Torminarte Sicilia, un rapporto che si era inevitabilmente, come dire, sfilacciato insomma, negli ultimi anni, a causa del fatto che la Fondazione non produceva più ma semplicemente ospitava spettacoli privati e esterni. E quindi è stato un anno di grandi sfide, ma direi che la sfida è vinta. Quest'anno c'è stato Puccini, tanto, bellissimo, Mascagni. E allora, il prossimo anno è comunque il 2024, quindi non vorrei svelare niente, però... Ah, 1924, ho capito, sì. Però ho già detto tutto. Ci sarà un ritorno, indubbiamente un ritorno di Puccini, ancora balletto, ancora spettacoli di prosa, ancora tutto questo, perché termina Arte Festival e tutto questo. Qual è l'opera che ama di più di Puccini? Così questo glielo chiedo. Beh, è difficile, mi ha portato una grande fortuna Madama Butterfly. E sono particolarmente innamorata di Manon Lescaut, e un'opera invece che non ho mai diretto e mi piacerebbe dirigere, La fanciulla del West.